Ciao, sono Vincenzo Imperatore e dopo 22 anni come manager di un'importante banca ho deciso di abbandonare quel mondo. Oggi faccio il consulente direzionale per le piccole imprese e ho deciso di denunciare le storture del mondo della finanza attraverso un'attività editoriale fatta di libri, articoli, radio, televisione. Ma da circa 30 anni le domande che mi vengono poste sono sempre le stesse. Qual è la banca più sicura? Dove investo i miei risparmi? Qual è il mutuo migliore per acquistare la casa? Bene, ho deciso di rendervi facile la vita rispondendo a queste domande che sono basilari per il vostro rapporto con il mondo della finanza. Salve, io e mio marito vorremmo comprare casa e quindi vorrei delle informazioni riguardanti il mutuo. Salve signora, è venuta nel posto giusto. Troveremo sicuramente la formula adatta per le sue esigenze. Senta, io le consiglierei un mutuo a tasso variabile. Io faccio questo mestiere da oltre 20 anni, ho fatto un mutuo a mio cugino, a mio zio, a mio nonno, a tutta la mia famiglia, addirittura il mio cane che si fida ciecamente di me. Adesso sta facendo un mutuo a tasso variabile per la sua cuccia. E le rate? Guardi, lo sanno tutti che col tasso fisso le rate sono più alte, col tasso variabile sono sempre inevitabilmente più basse. Lo sa anche il mio cane. Grandioso! Vero, come strumento di terrorismo psicologico utilizzano la formula con il tasso fisso lei pagherà una rata maggiore. Ripeto, verissimo. Dimenticano però di dire, ecco la famosa omissione, e di aggiungere due avverbi. Il primo, leggermente, cioè lei pagherà con il tasso fisso una rata leggermente superiore ad un mutuo a tasso variabile. Ma soprattutto dimenticano di aggiungere un avverbio temporale, l'avverbio temporale oggi, cioè lei oggi paga una rata leggermente maggiore, finché i tassi rimarranno così bassi. Sì, ma io so che i tassi variabili non crescono da anni. È proprio questo il punto, signora Incauti. I tassi bancari non sono stati mai così bassi nella storia del credito. Proprio per questo motivo lei deve scegliere un mutuo a tasso fisso, perché un mutuo normalmente dura 15, 20, 25, 30 anni e quindi la previsione dei tassi è in salita. Naturalmente le banche spingono per vendere il tasso variabile, perché? Perché si assicurano maggiori guadagni in futuro. Rifletta bene, signora. Rifletta bene. Allora scelgo il tasso fisso. Il tasso fisso? Ma le ho detto di fare il tasso variabile. Comunque, signora, se lei vuole il tasso fisso, faremo il tasso fisso. L'unico problema del tasso fisso è che lei deve stipulare una semplicissima polizza sempre con noi contro furti e soprattutto contro gli incendi. Gli incendi sono il problema di questo millennio. È pieno di piromani, anzi, uno è dietro di lei! Oh, mamma mia! Non per forza, signora. È vero, le banche consigliano spesso di assicurare l'immobile contro il rischio di scoppio, incendio e anche altre cause naturali di depauperamento del valore, così come le consiglieranno di assicurarsi contro il rischio di morte, invalidità permanente e anche della perdita del posto di lavoro, in maniera tale da non lasciare ai suoi legittimi successori, figli, nipoti, una pesantissima eredità, cioè i debiti. In questo caso la compagnia di assicurazione rimborsa tutto il debito residuo. Fin qui tutto bene. Anch'io consiglio di sottoscrivere queste polizze assicurative, ma ad una sola condizione, che lei vada a ricercare sul mercato le migliori condizioni e non sottoscriva necessariamente la polizza assicurativa che le ha offerto la banca che ha erogato il mutuo. Ma in realtà dove vorremmo andare ad abitare noi non ci sono ancora stati degli incendi, quindi non so, magari decideremo in un secondo momento a chi chiedere questa polizza. Sì, però signora, guardi, per l'ipoteca sulla casa lei comunque deve mettere a garanzia il doppio del debito, è la prassi, non si scappa. Scusi un attimo, eh. Amore, ciao, senti, adesso non posso rispondere, sono impegnata. Sì, no, ho preparato pasta e ceci, sì, ciao. Finito? No, perché sì, la pasta e ceci è buonissima, però insomma, dicevamo che man mano che voi pagate le rate del mutuo, quelle chiaramente il mutuo man mano decresce, però la garanzia rimane la stessa. Firmi qui. Attenzione, quando state per stipulare un contratto di mutuo, siete fragilissimi, state per realizzare il sogno della vostra vita. Un consiglio, siate lucidi e chiedete la possibilità di adeguare l'ipoteca al debito residuo.
magari non pensando alla pasta e ceci che vi aspetta a casa. Leggete, informatevi, siate curiosi, chiedete spesso. Perché ricordatevi, in banca non vi dicono bugie, ma si omette tantissimo. L'omissione è la regola. Andiamo, nonna, andiamo. Andiamo, piano piano. Piano, no, figurati. Sennò mi stanco. Oggi parliamo di pensioni. Tutti ne parlano. Molti sono interessati, pochissimi capiscono qualcosa.